Ma guardate qui che bel modo per farla finita. E adesso avrete l'onore di vedere padre Leo todo desnudo come mamma l'ha fatto. Con questo caldo tu davvero mi vuoi dare un mojito? Ma ci mancherebbe altro che ti volessi dare qualcos'altro. Questo è uno dei tramonti più famosi del mondo. È la mia prima volta con una bici elettrica. Io non mi sento per niente sicura su questa cosa. Buongiorno ragazzi. Avevo deciso di non fare questo video. Sono bloccata a Milano. In realtà io oggi sarei dovuta partire per la mia prima vacanza seria in 4 anni, cioè da quando ho il canale YouTube, perché io non ho più vacanze. Non volevo infatti fare questo video perché mi sono detta: questo tuo viaggio goditelo e basta, e lascia perdere il telefono. Però poi me ne stanno succedendo di tutti i colori e penso: ma come faccio a non dirglielo? Cioè, come faccio a non condividere questa cosa con le persone che mi guardano e che mi vogliono bene? Che poi tra l'altro anch'io ormai mi sono accorta che vi voglio proprio bene, quindi ve le devo raccontare le mie cose come se foste degli amici. Quindi vi racconto, cari amici, la mia ennesima disavventura. Oggi inizia la mia splendida vacanza a Ibiza. Un caro amico che vive lì e che conosco dai tempi dell'Egitto, perché io nel 2009 ho vissuto per 6 mesi in Egitto, quando studiavo subacquea. E questo mio amico, ex istruttore subacqueo, oggi capitano di barca, è riuscito a trovarmi una casa per 2 settimane a Ibiza. Nel frattempo chiamo anche la mia amica Tania, che voi avete già conosciuto, e per essere sicura di non avere nessun problema vado a comprare il biglietto all'agenzia di viaggi. E lì iniziano le mie disavventure, perché... semplicemente perché il tipo dell'agenzia sbaglia a farmi il biglietto e me lo fa per una data sbagliata. Quindi ritorno correndo in agenzia, gli chiedo di spostarmi la data e mi fa pagare la mora. Eh sì, e mi fa pagare la mora. E qui non voglio commentare. Quindi questa è stata la prima disavventura. Stamattina, orario comodissimo, parto con 2 ore di anticipo da casa perché... visti i problemi che ci sono stati in Sicilia in questi giorni, aeroporti chiusi per gli incendi, aeroporti chiusi perché l'Etna è ruttato, arrivo in aeroporto, supero i controlli e guardo il tabellone, ma il mio volo nel tabellone non c'era. Aspetto, ma a un certo punto prendo di nuovo giù i controlli e chiedo: scusate, ma è normale che il mio volo non sia scritto sul tabellone? E mi dicono: e no signorina, deve andare al terminal C. E io li guardo e dico: ah, ma perché all'aeroporto di Catania esiste anche un terminal C adesso? Riesco a prendere il volo, che parte puntualissimo ma che arriva 10 minuti in ritardo, e per colpa di questi 10 minuti di ritardo io e altre 6 persone abbiamo perso la coincidenza da Milano a Ibiza. Nel frattempo mi hanno offerto l'albergo e la cena. Questa è la mia cena. E con queste nuove disavventure, ragazzi, io vi saluto e ci riaggiorniamo a domani. Eccoci qui di nuovo in aeroporto ed eccoci qui di nuovo con un problema tecnico. Siamo arrivati stamattina presto per prendere l'aereo delle 8, ma proprio quando siamo saliti sul pulmino che ci stava portando in aereo, il pulmino ha fatto un'inversione U e ci ha riportati in aeroporto perché c'è un problema tecnico. Una passeggera con cui ho fatto amicizia dice di avere la macumba. Me lo aveva già detto ieri e ovviamente l'avevo presa un po' così, ma oggi comincio a crederci. Ce la stiamo facendo. Each other. Oh my god! Yalla, let's go, don't want to stay here anymore. Ragazzi, ce l'ho fatta, sono arrivata a Ibiza, sono con la mia amica Tania, che voi già conoscete, e sono con padre Leo, da Sharm el Sheikh, direttamente qui. Poi vi racconterò di padre Leo e di come ci siamo conosciuti. No. per adesso mangiamo. Lo sbadiglio del leone. A chi stai scrivendo? A quante femmine stai scrivendo? Ma che fai, la gelosa? Certo. Mica me l'hai dato. Appunto. Ancora no, non puoi fare la gelosa. E adesso avrete l'onore di vedere padre Leo todo desnudo come mamma l'ha fatto. Okay. Abbiamo trovato il duende. Allora, raccontaci che cos'è questo duende. If you gave him some work to do, you have to give him something to eat as well. To eat? Perché non ti bruci? Dimmi, perché non ti bruci? Because I'm a gypsy. Per andare nella bellissima spiaggia in cui siamo stati finora, si passa da questo resort abbandonato.
Ovviamente bisogna stare attenti a dove si mettono i piedi e io sto camminando su una zona abbastanza pericolosa che potrebbe crollarmi sotto i piedi da un momento all'altro. Ma guardate qui che bel modo per farla finita! C'è anche la corda, a parte lei che è molto chiara. Qui c'è l'albero della conoscenza e della saggezza eterna. Cioè, hanno fatto questo capolavoro. Ora io non vorrei lamentarmi, ma piantare dei chiodi su un albero fa male all'albero. Qui c'è la doccia. Se volete lavarvi, vi basta attaccare questo tubo da qualche parte. Uno splendido occhio che ci guarda. È meglio stare attenti a dove metti i piedi, perché ti può sprofondare il pavimento sotto i piedi in qualunque momento. Ancora occhi che ti guardano. Ma la cosa più inquietante che ho trovato qui è stata questa. Una fotografia di un matrimonio. E voi lo sapete che la Spagna è un luogo dove si pratica molto moltissimo la magia di qualunque tipo. Buchi sul pavimento, la sedia panoramica e qui c'è un'altra struttura artistica con queste lattine messe qui. Il capitano sta suonando o sta toccando, come si dice qua in Spagna. E voi non lo vedete nel video, ma il capitano è totalmente desnudo. I don't like to kill flies. No, si vede che non ti piace uccidere le mosche. Guardate come gode, guardate come gode mentre uccide le mosche. Number two. I know. She's dead. Ecco un altro cadavere. Sorry, my friend. We still have two. Ce ne sono ancora due. Yeah. Oh. There it is. Yes, this is here. Move. Tanya the killer. Nei migliori cinema. It's there. Yeah. No way. Quando vi sentite criticati o giudicati dagli altri, quando non vi sentite capiti, ricordate questa frase. L'ignoranza causa risata a chi non è cosciente di possederla. E qui è vissuto Cristoforo Colombo. E questo sarebbe il bar di San Ciriaco, il primo bar storico dal 1943. Vuoi un gelato? Ok, yes. Ok, yes. Hola, can I have some gelato? Absolutely no. If you want, you try all the best mojito in the universe,
all the best juices in the universe. Ok, let's get a juice. Con questo caldo tu davvero mi vuoi dare un mojito? Ma ci mancherebbe altro che ti vorresti dare qualcos'altro. Ah, anche qualcos'altro. Ma ti ucciderei solo per averti aspungiato, guarda. Ma di dove siete? Da quale cartone animato ne uscite fuori? Ah beh, io siciliana ma vivo a Fuerteventura. Ah ok, tu che scusa c'hai? Io sono slovena e vivo a Londra. Allora sì, potete restare. Allora il nostro cartone animato va bene. Ma perché cazzo non vi fate un mojito, cazzo? Madonna mia, che più divertente. I don't drink alcohol. Che brutta persona che sei. Poi sveniamo. Dovete svenire. Ma tu da quanto tempo vivi qua? 10 anni. 10 anni che lavoro in questo bar e sentire le vostre cantate dalla mattina alla sera. Che cosa brutta. Ma poverina, ma parla lei. Sì, sì. I understand, I don't speak. No, you don't understand, you don't speak. Non tanto trattarvi male. Non mi riguarda, verrei a lavorare anche gratis, solo per il gusto di trattarvi male. Cioè ragazzi, neanche uno stipendio. Voi che guardate questa roba, capite come siamo ridotti noi italiani che viviamo all'estero? Madonna mia. Cioè il cervello. Ci odiamo anche tra di noi. Vi odio. L'hai detto almeno 15 volte in 5 minuti. Che schifo. Ma voi vi rendete conto che io devo bere una roba dopo che chi l'ha fatta dice che è schifo? La devi anche pagare. Ecco, lì non ne sono tanto sicura ancora. Vediamo, ci penso. Cioè sembrano belli però, eh. Fanno cagare, è una strategia di marketing. È tutto marketing, c'è anche la piantina. Dai Simone, dillo che mi conosci da una vita. Diciamo la verità che sono venuta qua a trovarti e faccio finta di non conoscerti. Stai dormendo su da me, ma. Esatto, diciamo la verità. Vitaminacci. Cania. It's worse than Leo. It's definitely worse than Leo. Il bar più ignorante che potete trovare. È fondato sull'ignoranza. Un bar fondato sull'ignoranza. È il vostro habitat naturale, vi sentite bene. Parla, ma sta facendo un capolavoro, eh. E per fortuna ce l'ho fatto davanti, altrimenti avrei dei dubbi su cosa ci ha messo lì dentro. Esatto, bravo. Madonna mia. Cheers, my friend. Cheers, my friend. No, you have to pay. It's okay, devi pagare. Devi, what if I run away? What are you gonna do? I call the police. This girl is run away. Cash or card? Card. Carta, sasso e forbice. La scopa della strega. Questa va assolutamente comprata. Pick up one. This one? Yes. Your broom is there inside. Como la bruja. Como una verdadera bruja. Que lo soy. Que lo eres, claro que sí. Gracias. Allora, vedete questo tramonto? Questo è uno dei tramonti più famosi del mondo. Perché? Perché ci sto io. Siamo a Caffè del Mar. E ovviamente ci sta lui. Oggi si va a Formentera. So we did end up going for the bikes. Dopo 10 minuti di fortissimi dubbi abbiamo deciso di alchilare 2 bici elettriche. Questa è la mia prima volta con una bici elettrica. Are you ready, Sylvia? No. Non ho la più pallida idea di come funzioni. Però considerando che ho guidato praticamente di tutto, comprese le barche e i camion, non dovrei avere nessun problema con una bici elettrica. Allora, dicono che devo solamente pedalare. No, we'll be fine. Speriamo bene. Comunque, adesso vi portiamo un po' in giro a visitare Formentera. Shall we go? Yeah. Andiamo. Oh my god. Oh my god. Io non mi sento per niente sicura su questa cosa. Però sto guardando il lato positivo. Non abbiamo dovuto fare la fila al casello. Abbiamo preso la corsia preferenziale. E il panorama è spettacolare. E soprattutto possiamo arrivare dove gli altri non arrivano. Eccoci alla fine della strada. Bici posteggiate, avvisamos grua. Cioè se voi posteggiate qui vengono a prendervi tutte cose. E guardate un po' cosa dovrebbero venire a prendere con una grua.
E praticamente siamo finiti in un posto dove una Coca-Cola costa 7 euro e non vi dico quanto costa mangiare qualcosa. Non... cioè, se decidiamo di rimanere qui, faccio finta di essere milionaria per un giorno. Yeah, it is lunch time. Oh my god! Abbiamo cambiato location e stiamo per andare a pranzare in un altro posto di extra lusso che non oso pensare. Vedremo. Che per fortuna era tutto su prenotazione ed era strapieno, quindi siamo dovuti andare via a cercare un posto un po' più normale. La gente normale in vacanza legge i romanzi rosa, io invece leggo questo. E lo sto facendo anche per voi, vedrete, vedrete. Fra un po' ci sarà una novità. What you explained to me. Questo libro parla di tutti i principi di tutte le culture antiche, di tutti i filoni spirituali, e quindi parla di reincarnazione, parla dei piani spirituali, parla dell'evoluzione dell'anima. Oh, interessante. Yeah, because it explains you how each plane is made. Ti spiega come tutti i piani spirituali sono fatti, cioè che cosa vedi, cosa trovi quando ci arrivi. Hello. Hola. Hello, beautiful. Hello. Ho insegnato a Tania una cosa. Le ho insegnato il significato di questo gesto, che è tipicamente italiano. Guardate come lo fa bene. È bravissima. So, Tania, what does it mean? So, qual è il significato di questo gesto? Tell my followers. If this is the best we can do, we are in trouble. Traduzione, ragazzi, per chi non l'avesse capito. Se questo è il meglio che possiamo fare, già siamo nei guai. There are lots of situations in life that require you to know this gesture. Ci sono tante situazioni nella vita che necessitano la conoscenza di questo gesto. This is a very useful gesture to know. Questo è un gesto molto utile da conoscere. Because often you can't express the frustration in a certain situation, and the Italians are showing us the way. Perché spesso noi non siamo in grado di esprimere la frustrazione delle situazioni, ma gli italiani sono bravissimi a farlo. Aggiornamenti da Moon Beach, cioè la spiaggia della luna. Come potete vedere, sono all'interno di una casettina che
In realtà sarebbe un imbarcadero, cioè un posto che viene utilizzato per tenere dentro le barche. Come vedete mi sono appollaiata nella canoa all'ombra e adesso vi aggiorno sull'ultima sconvolgente scoperta che ho appena fatto. Ebbene, Ibiza è uno di quei posti che potete comprendere solo se ci venite. Tanto per cominciare vi dico solo che alcune persone sono venute a vivere qui perché hanno sentito parlare di quest'isola mentre erano in India a fare il loro viaggetto spirituale. E già questo dovrebbe dirvela tutta su quanto sia importante la spiritualità da queste parti. Ma mi è appena successa una cosa che mi ha lasciato leggermente scioccata, piacevolmente scioccata. E cioè si è avvicinato un cagnolino che cercava da mangiare, è arrivato il proprietario. Parentesi, sono in questo momento in una spiaggia nudista, quindi il proprietario è tranquillamente arrivato nudo a prendere il suo cagnolino. E io mi sono messa a parlare con lui e gli ho chiesto: ma come l'hai trovato questo cagnolino? Dove l'hai incontrato? E lui mi ha raccontato la storia dicendo che lo ha preso quando aveva 4 mesi da una perrera, cioè da un canile, e che all'inizio aveva avuto molta difficoltà a entrare in sintonia con questo cagnolino perché era spaventatissimo e quindi era molto aggressivo. E fin quando a un certo punto mi ha detto una frase, com'è che l'ha detta in spagnolo? Me llevo un año para que se stabilisse l'energia. Significa, mi c'è voluto un anno per stabilizzare l'energia fra me e lui. Ora, questa è una frase assolutamente normale se sentite parlare a me con qualche amica, o magari se voi che siete all'interno di questo mondo parlate con qualcuno che altrettanto come voi capisce cosa significa la parola energia. Ma vi assicuro che parlare con un perfetto estraneo e sentirsi dire una roba del genere, ragazzi, tanta roba! Questa è proprio la dimostrazione di come da queste parti la gente abbia uno stile di vita, ma non solo uno stile di vita, anche un modo di pensare totalmente diverso. Se tu senti di avere la libertà di parlare di energia con il primo sconosciuto che incontri in spiaggia, vuol dire che in quel luogo tutti capiscono il tuo linguaggio, o perlomeno che tu ti aspetti che tutti capiscano il tuo linguaggio e che quindi tutti sappiano che cosa vuol dire ci è voluto un anno per stabilizzare l'energia fra me e il mio cane. Quindi ecco, non posso non invitare tutti voi che state guardando il mio canale a venire qui e farci un bel giretto. Maschile sta fissando l'orizzonte, addirittura lo fa. Ops, è andata via la luce. Dire che dato che il caso non esiste e siamo nel mezzo di una tormenta, di una tempesta d'acqua che sta cadendo giù il mondo, la lettura di oggi vuole proprio dire questo, che fuori, ecco il tuono, fuori c'è la tempesta e dentro manca l'illuminazione, cioè dentro manca la nostra capacità di vedere bene quello che dovremmo vedere. C'è qualcosa che non va in questa casa, perché è saltata la luce dovunque tranne nel bagno. Cioè, non è possibile, c'è qualcosa che non va. Perché se non riesco ad accendere le luci in nessuna stanza della casa, ma qui riesco, e qui c'è il bagno, c'è qualcosa che non va. Perché adesso? Cos'è questa cosa misteriosa? Eppure qui il contatore mi sembra tutto sollevato. La luce è tornata, sono andata a chiamare il vicino che si chiama Alvaro, che è elettricista, e mi ha sistemato, ma mi ha detto che può andare via da un momento all'altro perché c'è qualcosa di bagnato. Però adesso ho la luce in tutta la casa e non solo nel bagno. Facciamo un video hard? Oggi è il 30 agosto del 2023 ed è il mio compleanno. Well, I don't want no short piece.